E buonasera super donne, benvenute in un nuovo appuntamento della Perifit con un tema caldo, anche perché ragazze mancano solo 100 giorni all'estate e credetemi, per come sta andando il clima, credo che la prova costume arriverà anche prima. Quindi l'interrogativo centrale di tutte quante le nostre domande, talvolta anche le nostre preoccupazioni, è proprio il metabolismo. Quindi questa sera parleremo di metabolismo. Il metabolismo andremo a capire anche che cos'è, quindi non voglio fare spoiler, ma è il segreto, è il nostro focus d'attenzione quando vogliamo bruciare il nostro acerrimo nemico, che è il grasso, le adiposità localizzate, le maniglie dell'amore, la culotte de cheval, tutte quelle zone critiche che insieme alla loro criticità portano anche tanta tanta insicurezza. Non ci consentono di metterci in costume e stare tranquille, non ci consentono di mettere i classici abiti estivi e sentirci a nostro agio. Quindi le incidenze di un corpo che non ci piace sono a 360 gradi nella nostra vita, quindi dal punto di vista interpersonale, dal punto di vista di come noi viviamo noi stesse davanti allo specchio e anche come noi ci proiettiamo nel futuro. Quindi agire in modo corretto, riuscire fin da subito ad avere risultati ci aiuta ad avere più autostima, ci aiuta a migliorare i nostri rapporti con le persone che ci circondano e aumentare quella che è la nostra qualità di vita su uno spettro molto ampio di aspetti che vedremo questa sera in diretta assieme. Ragazze, fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti se siete cariche, se siete motivate per questo appuntamento. Me l'avete chiesto in tante e dato che ci troviamo all'interno di una settimana speciale per Bright & Fit, che è la settimana dell'empowerment femminile, quale argomento migliore che il nostro metabolismo? Quale argomento migliore se non parlare di un aspetto focale, centrale per migliorare noi stesse a 360 gradi e riuscire ad affrontare a testa alta la prova costume? Allora, prima domanda ragazze, e mi rivolgo specialmente alle nuove perché so che le iscritte a Bright & Fit si sentono già molto pronte. Non tutte, ma devo dire che chi segue con costanza i nostri protocolli si sente già pronta. La mia prima domanda è questa, ragazze: se io vi dicessi domani andiamo al mare, ti metti il tuo più bel bikini, chi è che si sente realmente pronta? Chi è che si sente realmente a proprio agio? Ragazze, scrivetemelo qui sotto nei commenti, io vado a leggere naturalmente i vostri commentini perché mi piace rendere interattiva questa prima parte della diretta e capirete subito perché. Tanto ragazze, è uno spazio di sole noi donne, quindi zero veli, zero preoccupazioni nell'esprimerci. Ok? Maria Luisa super motivata, fantastica Maria Luisa. Allora scrivetemi qua sotto se vi sentite pronte per la prova costume. E mi rivolgo principalmente per le nuove arrivate, non fatevi problemi. Io vi dico soltanto che ho passato anni e anni della mia vita a trovarmi sempre all'ultimo e trovarmi la settimana prima di andare al mare a digiunare. Mi ricordo ancora quando mi facevo settimane intere di succhi. Succhi, momenti veramente disagianti della mia vita, se così si possono definire, perché non mi sentivo a mio agio, sapevo che dovevo preparare la valigia per andare al mare, ma non mi vedevo bene, mi vedevo la mia culotte de cheval che mi imbarazzava, quindi mi ricordo che andavo a comprare i parei per potermi coprire tutte le volte in cui mi mettevo seduta, cercavo di mettermi sulla punta dei piedi per far sì che le mie cosce non spanciassero all'esterno. Mi ricordo quella pancetta fastidiosa che mi portava anche quando facevamo il pranzo al mare a coprirmi in continuazione di fronte allo sguardo indiscreto delle persone che erano con me che mi dicevano: Alice, perché ti copri? Fa caldo. Però questo, ragazze, noi siamo donne, possiamo capirlo. Il disagio di doverci coprire ogni secondo, dover pensare a queste zone che ci imbarazzano, non ci fanno stare bene. Quindi, da un lato, sì, viva il body positive, perché io sono qui per dirvi, ragazze, che tutte abbiamo le zone critiche, ma sono anche dal lato della motivazione, del dire perché realmente, se è possibile, non possiamo vivere la migliore versione di noi stesse, non possiamo eliminare queste zone critiche che ci creano così tanto disagio. Quindi sono qui anche per offrirvi strumenti concreti, ok? Esatto, Federica. Ok, ragazze, quindi noi ci focalizziamo questa sera in diretta come se domani fosse la nostra prova costume e capiamo quali strumenti che potete attuare fin da questa sera, da casa vostra, per riuscire a ottenere il corpo scolpito, definito, sexy e tonico da spiaggia, quello da urlo che quando lo vedete passare dite wow, ok? Questo perché il bel corpo è anche sinonimo di cura, di una persona che si ama, ok?
ok? Non è solo mera estetica. Andiamo a vedere un po' di che cosa parleremo quindi oggi. Come sempre ho preparato delle slide in modo tale da poter fare insieme a voi un punto della situazione e capire esattamente i concetti. Non saranno tecnicismi, saranno strumenti super utili e di cui fruire, saranno solo dei modi per darvi le chiavi in mano per avere il fisico che voi sognate. Andiamo! Allora, cosa parleremo oggi? Semplicemente di una cosa, ragazze, come bruciare grassi a comando. Quindi come trovarvi in quella situazione oggi e in futuro di avere le chiavi in mano per bruciare grassi quando lo volete. Poter bruciare grassi in qualsiasi situazione della vostra vita, anche uscendo, anche mangiando la pizza, anche facendo gli aperitivi. Pronunciata così sembra una cosa impossibile, sembra la bufala del web. Ma sono qui per mostrarvi il lato scientifico di tutto questo. Quindi a fine di questa diretta voglio darvi diversi strumenti. Innanzitutto sarete in grado di conoscere i migliori strumenti per eliminare le adiposità localizzate. E per adiposità localizzate parlo principalmente della ciccetta che noi ci troviamo sulla pancia, quindi quei rotolini che si formano quando noi ci sediamo che fanno stringere così tanto il pantalone. Parlo delle maniglie dell'amore che ci segnano i fianchi quando mettiamo una maglietta aderente. Parlo della culotte de cheval che spancia in fuori quando mettiamo un pantalone aderente, piuttosto che si fa notare anche con la cellulite quando siamo in costume o ci mettiamo semplicemente un leggings. E parlo delle adiposità che possiamo trovare anche in altre zone meno frequenti, come per esempio sulle braccia, quindi quell'effetto un po' più pieno, un po' più molle che noi ritroviamo nel nostro upper body. Vi darò anche le chiavi in mano per eliminare per sempre il gonfiore e l'infiammazione del vostro corpo. Quindi molto spesso abbiamo un insieme fra grasso e liquidi, quindi non siamo semplicemente con delle adiposità localizzate, ma ci troviamo, dato che il tessuto adiposo è un tessuto infiammato, anche in una situazione con ritenzione idrica. Quindi non necessariamente, se noi ci preoccupiamo di bruciare grassi, riusciamo anche a eliminare la ritenzione. Quindi io voglio darvi un'unica soluzione per eliminare la ritenzione e eliminare il grasso, e quindi di conseguenza, se vogliamo parlare anche di un caso specifico, la cellulite. Vi darò le chiavi in mano per dimagrire senza dover mangiare poco, quindi saprete esattamente come potervi gestire anche se uscite. Quindi sì, questa diretta fa il caso vostro, anche se avete una vita impegnata, mangiate fuori a pranzo, mangiate fuori a cena e non volete rinunciare alle vacanze spensierate. Vi darò gli strumenti per trasformare il vostro corpo in una macchina brucia grassi, quindi una macchina talmente veloce, talmente attiva che qualsiasi carburante venga introdotto nel nostro corpo venga istantaneamente bruciato. Quindi basta mangiare poco e sentirsi comunque in sovrappeso, non riuscire a dimagrire. Ragazze, quanto è frustrante cercare di fare la dieta e vedere che la bilancia non scende. Quant'è frustrante ogni volta confrontarsi con piatti prelibati e non poterli mangiare perché sentiamo che il nostro corpo assimila ogni singolo grammo di quell'alimento. Questo è frustrante, però noi non possiamo cambiare il piatto che mangiamo, ok? Però possiamo cambiare il modo in cui noi lo assimiliamo, lo metabolizziamo. Quindi avete mai sentito parlare di quelle persone con il metabolismo talmente veloce che se non mangiano a sufficienza rischiano di dimagrire troppo? Ecco ragazze, nel mio percorso ho ricevuto realmente un grande cambiamento dal punto di vista del metabolismo, perché il metabolismo, per quanto in giovane età possa essere veloce, non è necessariamente scontato che lo sia, e questo è giustificato dal fatto che ci sono veramente tantissimi adolescenti in sovrappeso. Quindi per quanto la predisposizione del metabolismo sia di essere veloce in giovane età, assolutamente non è così per tutti, e se iniziamo ad avere delle abitudini sbagliate già dalla giovane età notiamo le adiposità localizzate. Quindi questo per dirvi che io apprezzo molto di più il mio metabolismo oggi a 27-28 anni rispetto a quando ne avevo 16, e adesso vi spiegherò anche perché, come dal punto di vista dell'allenamento, della nutrizione, di tante piccole cose che io faccio nella mia vita, questo riesce a giocare a mio favore, tant'è che devo mangiare molto di più rispetto a prima per mantenere il mio peso.
Quindi questa sera, per far sì che voi riusciate ad uscire con tutti questi strumenti, voglio mostrarvi quali saranno i quattro step che vedremo insieme. Il primo, cos'è il grasso? Quindi capiremo esattamente cos'è il grasso. Capiremo che cos'è il metabolismo. Capiremo quali sono i fattori che incidono positivamente e negativamente sul metabolismo. Quindi potrete vedere nel concreto se le azioni che voi fate sono positive o negative dal punto di vista dell'attività del metabolismo e infine vi lascerò una guida pratica. Attenzione, disclaimer gigante, c'è una bella sorpresa per voi. Per chi rimane fino alla fine c'è un bel regalo, una grande sorpresa che sono certa che piacerà veramente a tante di voi. Quindi nel vostro subconscio stavate sognando di ricevere quello che vi darò questa sera. Quindi andiamo un po' a vedere. Perché parlo di questo? Perché se io a primo acchito vi chiedo, ragazze, mi sapete dire la differenza tra metabolismo attivo, rallentato, grasso? Poche persone, tranne chi appunto ama seguire dirette formative, come nel caso di Bright & Fit, piuttosto che altre dirette del settore, non sa rispondere a questa domanda. Ovvero il metabolismo e il grasso sono soggetti veramente a tantissimi luoghi comuni. Articoli, blog, piuttosto che contenuti fuorvianti sui social, piuttosto che sul web. Quindi accade di avere informazioni discordanti quando noi, magari in prossimità del periodo estivo, ci avventuriamo su un sito web e chiediamo come bruciare grassi. Lì arriva veramente la qualunque, dalla pastiglietta bruciagrassi, dalla pastiglietta che accelera il metabolismo, dall'esercizio che aiuta ad accelerare il metabolismo solo con 3 minuti al giorno, dall'esercizio che ci aiuta a eliminare le adiposità dal punto di vista localizzato. C'è veramente la qualunque. Il fatto è che gran parte di queste informazioni non sono certificate, quindi ci portano veramente fuori strada e ve lo dico, reduce veramente da qualsiasi acquisto insulso sul tema. Quindi ve lo dico perché voglio creare uno spazio di verità dietro a tante notizie che rischiano di confondere noi donne. La prima verità che voglio chiarire con voi è proprio cos'è il grasso. Tutti abbiamo capito che il grasso è il nemico e la mia risposta è sni. Dipende il quantitativo e la tipologia di grasso. Questo perché se vogliamo in termini estremamente semplicistici descrivere il grasso è di due diverse tipologie. Per grasso è un po' il termine in gergo che noi attribuiamo al nostro tessuto adiposo. Il tessuto adiposo non è niente di meno che l'insieme di adipociti, che sono cellule deputate all'accumulo soprattutto di trigliceridi. Quindi sì, il grasso è tessuto adiposo, ma ce ne sono di due diverse tipologie. Parliamo infatti di grasso bianco e grasso bruno. Parliamo del grasso bruno, che è proprio la tipologia di grasso che invece c'è amica. E questo vi sconvolgerà, ragazze, perché il grasso bruno è proprio quella tipologia di grasso che è adibita a bruciare zuccheri e trigliceridi, producendo calore. E questo lo contestualizzeremo tra poco per quanto riguarda il metabolismo. E voi mi direte: allora Alice, più sono grassa, più posso bruciare grassi? No, questo perché il grasso bruno, ahimè, è estremamente poco, in una percentuale talmente minima all'interno del nostro corpo che assolutamente non c'è alcun modo per aumentarlo. Ci sono diversi studi sperimentali che sto seguendo, che mi piacciono tantissimo, su come poter ipotizzare un aumento degli strumenti per aumentare il grasso bruno per favorire appunto una funzione lipolitica, quindi per bruciare invece il grasso bianco. Quindi questo è un work in progress, ma ci tenevo appunto a farvi capire questa finezza che veramente in pochi conoscono. Poi c'è il grasso bianco, che è il nostro vero e proprio nemico. Si chiama bianco anche se il colore è giallognolo e vi faccio vedere anche una foto del nostro amico grasso bianco. Guardate la struttura del grasso bianco com'è. Ecco, questo vi fa ricordare appunto le maniglie dell'amore, la culotte de cheval, la cellulite, ahimè, è proprio lui. E
Il grasso bianco, naturalmente in giusto quantitativo, è sicuramente un grande alleato, uno strumento che serve al nostro corpo dal punto di vista protettivo, nutritivo, di riserva. Ma quando noi abbiamo un eccesso di grasso, quindi abbiamo un eccesso di tessuto adiposo, quest'ultimo si tramuta in due diverse tipologie di grasso: il grasso viscerale e il grasso sottocutaneo. Il grasso sottocutaneo è quello che di solito noi vediamo, quindi vediamo la pancetta, vediamo la cellulite, vediamo tutti quei piccoli buchini quando schiacciamo la pelle. Fate questa prova, ragazze, prendete la gamba, guardate se si formano dei buchini, ok? Quindi tenete premuto e vedete dove sono gli accumuli di adipe. Ecco, lì abbiamo intercettato il nostro grasso bianco. Il nostro grasso bianco non è tutto il grasso che noi abbiamo, perché c'è una tipologia di grasso nascosta che è proprio quello viscerale, il più pericoloso, quello che circonda i nostri organi. Quindi anche quella tipologia rischia poi di creare a lungo andare non solo manifestazioni spiacevoli dal punto di vista fisico e estetico perché non ci piacciamo, ma anche e soprattutto, lasciatemelo dire, manifestazioni di tipo patologico. Questo perché di per sé il grasso, se in quantitativi eccessivi, porta a un'alta infiammazione. Un'alta infiammazione all'interno del nostro corpo è appunto dimostrato che rischia di predisporci maggiormente a varie forme di cancro, problemi cardiocircolatori, diabete di tipo 2. Quindi il grasso non è solo un problema estetico, è un problema che ci deve essere vicino anche dal punto di vista della nostra salute e tutela. Quali sono i fattori che favoriscono l'accumulo di adipe? Quindi, ragazze, qui vi faccio una domanda, ok? Vi faccio una domanda e se rispondete almeno sì a una di queste domande, segnatevelo e poi facciamo un ragionamento insieme. Siete o siete state sedentarie? Domanda 1. Scrivete sì oppure no. Fate attività fisica continua, estenuante, oppure avete fatto solo cardio in passato? Rispondete sì oppure no. Terza domanda, avete seguito o state seguendo un'alimentazione non equilibrata, quindi fate le cose un po' a casaccio, vi ispirate alla dieta dell'amica o del giornalino? Scrivete sì oppure no. Consumate spesso o molto spesso alimenti confezionati, surgelati e processati? Rispondete sì oppure no. Avete fatto o state facendo un'alimentazione estremamente privazionale in cui mangiate veramente poche calorie e non vedete comunque risultati? Rispondete sì oppure no. Avete superato i 20 anni di età? Rispondete sì oppure no. Settima e penultima domanda. Avete o state vivendo degli squilibri ormonali? Rispondete sì oppure no. Infine, ultima domanda, avete fatto o state facendo uso di farmaci? Sì oppure no? Questo test, che vi potete screenshottare e tenere, vi aiuta a capire se siete potenzialmente a rischio di sviluppare un accumulo di adipe. Già solo rispondendo sì a una di queste domande, potrebbe essere che voi siete soggetti ad accumulare maggiormente adipe rispetto ad altri individui. Quindi questa casistica ci fa capire che se non facciamo le cose fatte bene dal punto di vista della nutrizione, dal punto di vista dell'allenamento, è estremamente facile avere accumuli di adipe, perché superati i 20 anni di età, tutti quanti siamo soggetti ad avere più facilità nell'accumulo di adipe, specialmente noi donne, perché dal punto di vista genetico abbiamo appunto i geni della procreazione, della maternità, e questo porta il nostro corpo, il nostro metabolismo, lo vedremo tra poco, a far sì che ci siano tutte quante le riserve necessarie per accogliere una gravidanza. Quindi tendenzialmente il nostro metabolismo, se può scegliere tra consumare più calorie o consumarne di meno, ne consuma di meno, proprio appunto per questo aspetto, ok? Per favorire che il corpo abbia delle riserve. Ok? Vedo le vostre domande. Sì, no, no. Ecco ragazze, se avete risposto sì anche a una, questa diretta è molto importante, ok? Quindi sono degli aspetti che possono sembrare banali, ma in realtà non lo sono per niente. Ok? Ci spingono appunto proprio a lavorare. Quindi anche se avete risposto sì a tutto, ragazze, io sono qui per dirvi che c'è
una soluzione, ok? Anche se avete risposto sì a ogni singola domanda, quello che vi dirò vi aiuterà, tutte quante, ok? Questo vi rincuora? Sì, grandi ragazze. Perfetto, quindi vediamo ora la correlazione tra il grasso, che abbiamo capito essere in gran parte un nemico, perché si manifesta dal punto di vista della salute esteticamente con cose che non ci piacciono, e valutiamolo in relazione con il metabolismo. Allora ragazze, di definizioni scientifiche ve ne potevo dare veramente tantissime. Io non sono qui per fare i tecnicismi, quindi mi scuso con i colleghi del settore, ma voglio dare delle nozioni che siano fruibili, non delle cose artefatte che nessuno capisce. Il metabolismo mi piace descriverlo come il motore di una macchina, ok? Il motore di questa macchina, quanto più è attivo, quanto più è performante, quanto più si beve la benzina che noi gli diamo. Quindi, a parità di macchina, più il mio motore è performante, quanto più brucerà la benzina che io gli metto. La benzina che io gli metto è il cibo. Se il mio motore non consuma tutta la benzina che io gli metto, che è il cibo che noi mangiamo, che cosa succede? Lo mette da parte e quello diventa grasso, la cosa che noi non vogliamo. Quindi cos'è che noi vogliamo? Vogliamo un motore ultra performante, ultra attivo, che non solo brucia la benzina che noi gli diamo, deve bruciare anche quella che non ha bruciato negli anni passati. Questo deve essere il nostro obiettivo. Quindi il metabolismo, in breve, in soldoni, è l'insieme delle reazioni biochimiche che caratterizzano la funzionalità del corpo, e questo porta a due azioni prevalenti. La prima è la condizione catabolica di distruzione dei tessuti, quindi il nostro metabolismo è colui ad essere il deputato ad attingere dalle nostre riserve, quindi dal grasso, qualora in cui noi ci troviamo in deficit energetico. Quindi se noi ci troviamo in deficit energetico è proprio lui che va a prendere il grasso che noi abbiamo stoccato nelle adiposità localizzate e portarlo via. Però è anche lui che favorisce condizioni anaboliche che costruiscono tessuti, in questo caso costruiscono anche il tessuto adiposo. Quindi mettiamo più benzina del dovuto alla macchina, il mio motore non la riesce a carburare tutta quanta, il metabolismo è anche lui che dice ok, sai una cosa, questa non me l'hai consumata, la metto da parte. Ok? Che è quello che noi non vogliamo. Quindi all'interno del metabolismo succedono due cose, cioè il consumo di calorie e dall'altro lato l'eventuale formazione di tessuto adiposo. Quindi in questa diretta vogliamo capire come soppesare maggiormente il consumo di chilocalorie. Ci sono tre fattori principalmente che incidono sul consumo di calorie, quindi tre fattori che rendono ultra performante questo motore, quindi ci tengo che possiate segnarli uno dopo l'altro. Il primo fattore è il metabolismo basale, che a me piace descriverlo come la cilindrata della nostra macchina, questo perché il metabolismo basale non si cambia, il metabolismo basale varia in base al nostro sesso, quindi se siamo donne o se siamo uomini, maschietti, la nostra età, la nostra altezza e il nostro peso. Ok? Quindi questo ecosistema di informazioni estremamente personali definisce la cilindrata della nostra macchina. Più siamo giovani, più siamo maschietti, più abbiamo massa magra, più noi pesiamo, più tendenzialmente il nostro metabolismo è alto. Ma detto questo, che sono fattori che noi non possiamo cambiare, che cosa ci serve questo dato? Ci serve per avere un punto di riferimento. Quindi qui vi faccio una domanda, ragazze. Quante di voi conoscono realmente il proprio metabolismo basale? Quindi se vi chiedessi a quanto ammonta, a grandi linee, il vostro metabolismo basale, chi è che sa rispondere? Dai, voglio avere una diretta super interattiva, perché questo ci serve proprio per fare un ragionamento assieme, ok? Chi è che conosce il proprio metabolismo basale? Quindi conoscete quel numero che corrisponde a quante calorie voi bruciate a riposo, proprio per la conformazione del vostro corpo, per il vostro peso, la vostra altezza, il vostro sesso e la vostra età. Lo conoscete, ragazze? Ecco, se non lo conoscete, ragazze, questo è un campanello d'allarme che vi deve suonare, perché sapere quanto ammonta il nostro metabolismo basale ci aiuta a capire quante calorie noi dobbiamo introdurre all'interno del nostro corpo affinché
il nostro metabolismo riesca realmente ad attingere dalle riserve. Quindi c'è un'azione fondamentale che noi dobbiamo fare per aiutare il nostro metabolismo, che è proprio quella di assumere un corretto apporto di calorie. E questa azione, ragazze, veramente lo fa il 5% delle persone, perché poche persone realmente investono in questa tipologia di calcolo. Sono qui per dirvi che all'interno di Bright & Fit c'è già un calcolatore studiato su un algoritmo certificato, quindi che vi aiuta a scoprire questo dato, ma calcolate il vostro TDE, perché già sapere a priori quante calorie dovete assumere per far sì che il vostro metabolismo riesca ad attingere dalle riserve di grasso è la base, perché fino a quando facciamo le cose a casaccio, diciamo ma sì, mangio un po' meno, mangio sano, seguo quella vecchia dieta, non faremo mai le cose fatte bene, non faremo mai le cose esatte, ok? Vedo che molte di voi hanno scritto il proprio metabolismo e fantastiche ragazze, noto con piacere che siete iscritte a Bright & Fit e questo è un primo elemento dato sensibile che vi aiuta a giocare a favore per il vostro metabolismo. Invece per tutte le super donne che hanno scritto no, non vi preoccupate, all'interno di Bright & Fit c'è un calcolatore e comunque avvaletevi sempre di calcolatori certificati, perché sul web si trovano veramente tantissimi calcolatori del metabolismo basale, ma lasciatemi dire che ci sono dei risultati veramente aberranti, ok? Quindi affidatevi sempre a un calcolatore certificato. E una volta determinato il vostro metabolismo basale, mangiare leggermente al di sotto di quella cifra vi aiuta a sapere qual è il vostro target, qual è il vostro obiettivo di calorie per bruciare grassi. Secondo fattore determinante per il metabolismo è il consumo attivo di calorie. Quindi fare un'attività fisica il quanto più proficua possibile. Questo perché, per il mio personalissimo approccio, credo fondamentalmente che una donna non abbia tempo, 2 ore da passare in palestra. Facendo un'attività di tipo mediocre o di qualità medio-bassa, realmente ci servono ore di attività fisica prima di far sì che arrivi al nostro metabolismo uno stimolo tale per accedere alle riserve di grasso. In realtà, tramite l'intensità e la qualità dell'allenamento, noi riusciamo a giocare a nostro favore e ottenere risultati straordinari anche in 20 minuti di allenamento. Quindi seguire un'attività fisica ben programmata è la base per far sì non solo che il nostro metabolismo abbia l'input di bruciare più chilocalorie, oltre a quelle portate dalla dieta, dal giusto deficit calorico come ci siamo anche dette, ma lasciatemi dire che la vostra cilindrata della macchina aumenta in misura in cui all'interno del vostro corpo voi avete massa magra. Quindi quanto più il nostro corpo è tonico, quanto più noi lavoriamo sui nostri muscoli, quanto più il nostro corpo a riposo brucerà chilocalorie. Quindi questo vi fa capire che potenzialmente investite oggi in un'attività di qualità, investite oggi nell'aumentare la vostra cilindrata della macchina e all'infinito in futuro voi bruciate chilocalorie senza neanche accorgervene. Questo però allenandovi di qualità, ecco perché realmente poche persone hanno un metabolismo funzionante. Tante persone si accontentano di camminare, fare qualche corsetta, fare qualche corso di aerobica e poi però non fanno nulla di realmente significativo per la stimolazione del proprio metabolismo. Quindi questo è molto importante. Infine, non basta quindi mangiare poco oppure muoversi di più. Questo perché se noi mangiamo poco e anche molto poco, quindi con regimi ultra restrittivi e ci muoviamo tanto ma senza criterio, rischiamo di arrivare a una condizione fisica estetica spiacevole che viene definita con un termine inglese che è skinny fat e vi mostro un'immagine. Quindi un'immagine svuotata in cui la cellulite e le adiposità rimangono lì ma il muscolo decade semplicemente perché abbiamo perso peso, non grasso, e il nostro corpo è svuotato. Quindi questa estetica non deve essere assolutamente in alcun modo il nostro punto d'arrivo. Ahimè, per quello che fa la media delle persone, ovvero la dieta della fame, i succhi, i beveroni e cardio allo sfinimento, questo è l'unico risultato auspicabile che si può ottenere.
Infine, l'ultimo elemento, l'effetto termogenico degli alimenti, quindi mangiando in modo equilibrato, bilanciato e avendo il giusto apporto proteico senza esagerare come fanno gran parte delle persone, noi riusciamo ad avere anche parte del dispendio del nostro corpo dedicato all'assimilazione dei giusti nutrienti. Quindi con un giusto asset di nutrienti noi favoriamo un equilibrio ormonale e favoriamo tutte quante le condizioni necessarie affinché il nostro corpo, il nostro metabolismo siano sani. Quindi questi tre fattori, ragazzi, sono i tre fattori fondamentali affinché il nostro metabolismo poi punti alle stelle. Mangiare nel giusto deficit calorico, riuscire ad allenarsi di qualità con la giusta intensità anche in pochi minuti al giorno, riuscire a nutrirsi in modo equilibrato, sono i tre elementi fondamentali e se manca uno di questi non va bene, che vi consentono di avere un metabolismo ultra performante. I risultati di oggi ve li portate avanti nel tempo. E fatemi sapere, ragazze, se avete delle domande. Qui vi faccio lo stesso giochetto che abbiamo fatto prima, ma con il metabolismo. Quindi voi segnatevi sì o no e se rispondete almeno sì, fate molta attenzione. Avete seguito, state seguendo diete molto restrittive, quindi parlo sotto le 1000 kcal al giorno? Rispondete sì o no. Avete subito, state subendo degli squilibri in assunzione di nutrienti, quindi avete escluso i carboidrati, avete escluso i grassi, avete escluso degli alimenti specifici? Sì oppure no? Siete state o siete tuttora sedentari, quindi vi muovete poco, vi allenate solo una volta a settimana? Sì oppure no? Intendo sedentari anche le persone che si allenano senza un metodo, quindi a casaccio. Per me quello è sedentarietà, perché il nostro corpo non riceve lo stimolo. Se io accendo YouTube e oggi faccio un allenamento e domani ne faccio un altro, quello non è uno stimolo serio. Quarto, attività fisica non progressiva, quindi vi siete allenate sempre un po' a random, non avete mai seguito un piano con un carico progressivo che realmente stimoli i muscoli, stimoli il metabolismo. Avete fatto solo attività aerobica o state facendo solo attività aerobica, quindi solo camminate, ciclette, nuoto, tutto quello che è cardio. Vi trovate nell'avanzare dell'età, quindi a partire dai 20 anni, come ci siamo dette prima, il nostro metabolismo inizia a rallentare. State subendo dei cambiamenti ormonali, vi idratate poco, quindi bevete meno di 2 litri d'acqua al giorno. Siete stressate o dormite poche ore al giorno? Ragazzi, se la risposta è sì ad almeno una di queste domande, è fondamentale ancora di più agire sui tre aspetti che abbiamo visto prima. Come facciamo quindi a sapere se il nostro metabolismo è bloccato? Allora, lasciatemi fare una precisazione. Dal punto di vista scientifico, il metabolismo bloccato non esiste. Esiste solo un metabolismo estremamente rallentato che quindi ha bisogno di ritornare a buon regime con le giuste azioni affinché ritorni a velocizzarsi. Quindi sono qui per dirvi che nessuna situazione è irreversibile, anche se per anni avete fatto cose estremamente azzardate e fatte male. Ci sono sicuramente tre aspetti su cui dovete soffermarvi quando pensate di avere il metabolismo molto rallentato, quindi usiamo pure la parola molto in voga, bloccato. In primis dovete verificare di non fare approssimazione ed errori nel controllo, quindi gran parte delle persone che pensano di essere in grado di non essere in grado di dimagrire in realtà non sanno qual è il proprio metabolismo basale, non calcolano correttamente il proprio deficit calorico, mangiano senza conteggiare correttamente le chilocalorie, non seguono un piano completo nei macronutrienti. Quindi siate certe prima di definirvi in questa situazione di non ricadere in questa categoria. Seconda categoria di margine d'errore dedicato alla psiche, quindi noi pensiamo di avere il metabolismo bloccato oppure rallentato quando in realtà siamo eccessivamente stressate, non ci prendiamo mai dei momenti per noi stesse, quindi l'errore lì deriva da noi, non dal povero metabolismo, andiamo a creare una condizione ormonale di sopravvivenza, di estrema infiammazione che ci porta appunto a entrare in uno stato in cui il nostro corpo cerca di preservare al massimo l'expenditure energetica. Infine, l'ultimo aspetto è legato a cause di varia natura, quindi dieta ipocalorica protratta per troppo tempo, dieta ipoglicidica, quindi con pochi carboidrati, pochi zuccheri e pochi grassi per troppo poco tempo,
Oppure si mangia talmente poco che il deficit sarebbe impossibile. Quindi vi è mai capitato, ragazze, di trovarvi nella situazione in cui avete fatto una dieta estremamente restrittiva, continuate a diminuire le chilocalorie perché vi sembra che a parità di calorie invece non funzioni più la dieta e poi arrivate a un punto in cui non ce la fate più perché state mangiando troppo poco? Vi è già capitato questo, ragazze? Ecco, se vi è capitato, sono qui per dirvi che il nostro corpo, quando per troppo tempo rimane a basse, basse chilocalorie e non c'è un'azione sinergica dell'allenamento che favorisca la funzione del nostro metabolismo nell'attingere i grassi, questo crea una situazione di resistenza che ci porta poi a non dimagrire più fino a quando non torniamo a un regime corretto. Quindi il regime giusto è quello di seguire un obiettivo calorico raggiungibile con un corretto calcolatore e poi lavorare con l'allenamento affinché il nostro metabolismo diventi sempre più performante grazie all'allenamento e non con la diminuzione calorica. Questo deve essere l'elemento fondamentale. E infine c'è una guida, perché io mi rendo conto, ragazze, che seguire questi step non sia facile. Quindi io vi ho dato delle nozioni tecniche che spero che siano quanto più facilmente fruibili per tutte quante voi e vi invito a farmi le domande, tutte le domande che avete, e vi riassumo in tre step quello che dovete fare fin da subito, fin da adesso, se avete risposto sì ad almeno una delle domande che abbiamo fatto precedenti, perché nessuna vuole avere grasso, nessuna vuole avere la cellulite, nessuno vuole avere la culotte de cheval. Purtroppo il tempo gioca a nostro sfavore, quindi è fondamentale più che mai assicurarsi di seguire fin da adesso questi step. Fare una settimana a deficit calorico con nutrienti sani e bilanciati e calcolo esatto delle calorie assunte, quindi seguire una dieta, una tabella formattata in modo tale che ci aiuti a restare in deficit e fare questo test. In secondo luogo, seguire un piano d'allenamento che aiuti realmente effettivamente a stimolare il nostro metabolismo con allenamenti progressivi e con la giusta alternanza di cardio e potenziamento. Infine, strumenti validi di stress management, quindi la capacità di agire anche nel nostro stile di vita, non prendendoci ore a distanza dalla nostra famiglia, ma anche solo 5-10 minuti al giorno in cui riusciamo a favorire l'equilibrio dei nostri ormoni. Quindi questo, ragazze, è il sunto di quello che serve per il metabolismo. Quindi non servono diete low carb, non servono diete strane a zona, chetogenica, diete fai da te piuttosto che beveroni detox, oppure non è vero che dopo i 30 anni tanto si ingrassa, non è vero che tanto con la menopausa siamo tutte destinate ad avere un metabolismo lento, perché anche con la menopausa, anche con l'avanzare dell'età, possiamo avere un metabolismo ultra performante se facciamo le cose fatte bene. Ok? Fare le cose fatte bene è il segreto del successo. Detto questo, ragazze, io mi rendo conto che applicare questi concetti nel pratico, quindi segnarsi esattamente il nostro metabolismo esatto, capire esattamente quante chilocalorie dobbiamo assumere ogni giorno, capire esattamente quali esercizi dobbiamo fare propriamente per riuscire ad accelerare il nostro metabolismo non è facile. Quindi sono qui per dirvi che mi piace offrirvi sempre una soluzione per tutto. Mi piace darvi degli strumenti concreti che vi consentano di avere già tutto pronto, senza fatica, senza sforzo e con certezza di risultato. E ragazze, io sono particolarmente orgogliosa di quello che vi sto per mostrare perché è veramente una bomba. E se siete pronte, ragazze, io vi condivido questa super sorpresa che è un mio regalo per voi. Quindi, rullo di tamburi, ragazze, ebbene sì, Fat Burning Machine. Da lunedì 20 marzo sarà disponibile questa challenge breve di 5 giorni, ragazzi, vi chiedo solo 5 giorni per fare una guerra definitiva al grasso e accelerare il vostro metabolismo, trasformandolo in una macchina brucia grassi. Quindi, ragazze, se volete lavorare seriamente con il vostro corpo, fare un'attività che vi richiede solo 20 minuti del vostro tempo per 5 giorni, io sono qui per proporvi questa sfida. Abbiamo pensato noi a tutto, naturalmente come ogni singola challenge di Bright & Fit è certificata da Equipe Medica, trovate consigli nutrizionali per 5 giorni facili, veloci da seguire, che vi aiutano con certezza
a restare in deficit calorico quando necessario, avere un'assunzione completa di tutti quanti i macronutrienti e potrete allenarvi in diretta con me, se potrete, o in differita, perché tutti i workout saranno disponibili anche registrati, per un piano di 5 giorni che metterà a dura prova ogni singola cellula di grasso del vostro corpo, ragazze. Quindi guerra alla cellulite, guerra alle maniglie dell'amore, questo workout vuole farle scappare tutte quante, ok? Quindi è un workout che vuole scolpire il vostro corpo e fare un'azione intensa per quanto riguarda il vostro metabolismo. Vi vedo molto contente, ragazze. Allora, adesso vi spiego come è possibile avere questo protocollo. Anticipo che chi è iscritta a Bright and Fit e chi si iscriverà entro questa sera, col link che trovate qui sopra, se state guardando la diretta su Facebook oppure qui sotto se la state guardando su YouTube, questa è in regalo, ok? Quindi è un mio regalo per voi, mi piace sorprendervi, mi piace regalarvi. Sono qui per dirvi che se non siete iscritte, questa è un'offerta a tempo, quindi questo timer scadrà questa sera a mezzanotte, quindi al link che trovate qui sopra e qui sotto, ragazze, non troverete più questa offerta. Questa offerta vi consente di avere la Fat Burning Machine, quindi 5 giorni interi con me, con un programma completo dedicato al metabolismo, più accesso all'inclusive a tutti quanti i contenuti di Bright and Fit. Quindi un sacco di challenge brevi di questo tipo, supporto tecnico 24 ore su 24, dirette live di allenamento ogni settimana e decine e decine di challenge sempre nuove. Quindi questa è la mia novità. Sono veramente contenta di ricevere i vostri messaggi, ragazze, che siete particolarmente contente di questa challenge, perché io ci tengo tantissimo, la ritengo una vera e propria bomba. Non vedevo l'ora di presentarvela perché sono 5 giorni veramente straordinari. Ok, ragazze, è un booster fantastico che vi rende pronte fin da subito per la prova costume. Però, dato che è una challenge straordinaria, è un'offerta a tempo, quindi chi non è iscritto a Bright and Fit lo diamo solo chi si iscrive entro questa sera, altrimenti questa challenge sarà bloccata, non potrete vederla. Quindi Fat Burning Machine è un programma intensivo di 5 giorni, studiato appositamente per fornirvi giorno per giorno tutto quello che vi serve per avere un'azione intensiva sul vostro metabolismo e le adiposità localizzate. Sono 5 giornate progressive con approccio a 360 gradi olistico per trasformare il vostro corpo in una macchina brucia grassi. Questa challenge fa per voi se volete accelerare e stimolare il vostro metabolismo, fa per voi se volete rimodellare il vostro corpo agendo sulle adiposità localizzate, fa per voi se desiderate perdere peso mantenendo comunque le forme toniche e sode senza ricadere nell'immagine che abbiamo visto prima, se desiderate ritornare in forma dopo un periodo lungo di sedentarietà o anche breve, se desiderate potenziare i risultati ottenuti provando a portare il vostro corpo ogni oltre limite di definizione. E infine questa challenge fa per voi se desiderate migliorare la vostra forza e resistenza fisica rendendola invidiabile. Condivideremo anche su tutti quanti i social quella che è la programmazione della settimana con i singoli allenamenti, con i consigli nutrizionali che saranno già disponibili da giovedì 16 prossimo. Quindi riceverete già la lista della spesa se appunto siete iscritti al programma in modo tale da potervi organizzare, ok? Quindi questo è il mio regalo, la mia sorpresa per voi. So che è un tema caldo, un tema che vi piace, sono già diversi mesi che proviamo questo protocollo ed era giunto il momento di rivelarvelo e condividerlo con voi. Io, ragazze, è inutile dirvi che non vedo l'ora di vivere questa settimana con voi, perché è un vero e proprio gioiellino. Sentirete la differenza tangibile in 5 giorni sul vostro corpo, quindi 5 giorni non sono tanti, 5 giorni non richiedono un grande sacrificio, quindi una challenge che possono fare tutti semplicemente per vedere la differenza ed essere sempre più motivate a creare cambiamenti duraturi nella vostra vita, ok? Però questa sera a mezzanotte scomparirà questa offerta, non ci sarà più, perché sono particolarmente gelosa della Fat Burning Machine. È una challenge breve straordinaria, super tosta, super efficace. Quindi chi è iscritto a Bright and Fit ce l'avrà, chi non è iscritto solo chi si iscrive entro questa sera a mezzanotte, perché è veramente una chicca. Quindi ragazze, io vi invito a
chiudere gli occhi e immaginare che cosa vi separa dal momento attuale a un corpo tonico e scolpito, al sentirvi a vostro agio in ogni singolo momento quando siete in spiaggia, a sentire quella bellissima sensazione di benessere da alzarvi dalla sdraio e non dovervi mettere il pareo o dovervi coprire perché vi vergognate della culotte del cheval piuttosto che della cellulite. Vi invito a sentire sul vostro corpo la bellezza, la sicurezza che vi dà un corpo tonico e sano. Vi invito a immedesimarvi nella bellezza di poter mangiare veramente la qualunque e sentire il vostro fisico reattivo che risponde e brucia qualsiasi cosa voi mangiate. Potete ottenere tutto questo insieme a Fat Burn Machine. Se non siete iscritti al programma e pensate di non usufruire di questa challenge entro questa sera, ahimè, Fat Burning Machine da sola costerà 50 euro. Quindi il costo di questa challenge singola, venduta singolarmente dopo questa sera a mezzanotte, sarà 50 euro e vi darà accesso unicamente a questa challenge di una settimana. Invece, se cliccate sul link sopra questa diretta oppure sotto, potrete accedere o con un'opzione mensile o con un'opzione semestrale ultra scontata in questo momento, che vi dà accesso anche al nostro supporto tecnico, a tutti quanti i contenuti di Bright & Fit insieme alla Fat Burning Machine. Ragazzi, questo è un grande regalo che vi potete fare, credo che sia un valore incalcolabile quello di rendere il nostro corpo sano, essere noi sani mentalmente e favorire la salute del nostro corpo in ogni momento della nostra vita. Il metabolismo è sicuramente un aspetto fondamentale su cui lavorare e credo che un costo inferiore a quello di un caffè al giorno possa essere il minimo che noi possiamo dedicare a noi stesse. Ce lo meritiamo, ho inserito questa challenge non a caso nella settimana di empowerment femminile, proprio perché è un invito a prenderci cura di noi stesse, prenderci cura del nostro corpo e dare dimostrazione continua di quanto ci amiamo e quanto meritiamo di guardarci allo specchio e sentirci tremendamente sexy. Ve lo meritate tutte quante, quindi dal lato mio cerco di offrirvi ogni giorno strumenti che vi piacciono, che vi facciano stare bene e che vi creino effettivamente delle soluzioni per ottenere i risultati che voi desiderate. Quindi io insieme all'equipe medica di Bright & Fit abbiamo deciso di realizzare questo ulteriore contenuto speciale per questo obiettivo. Quindi ragazze, avete due opzioni adesso. Potete staccare questa diretta se non siete iscritti a Bright & Fit, dimenticarvi di quello che vi ho detto, tornare alla vostra vita, ma come dico sempre, se continuate a fare quello che avete fatto, continuerete ad avere quello che avete sempre avuto, maggiorato dal peso dell'età, maggiorato dal peso di un metabolismo sempre studiolento. Se invece decidete di fare un gesto significativo per la svolta questa sera, avrete tantissimi vantaggi. Quindi sarete in grado di liberarvi da disagio riguardo al vostro corpo per la prova costume, ma anche indossando banalmente un leggings o una gonna. Sarete in grado di liberarvi dalla paura di ingrassare per ogni cosa che mangiate, quella sensazione di gonfiore anche solo dopo aver bevuto un caffè. Sarete in grado di liberarvi da diete svilenti ed emotivanti, quell'unica soluzione che immaginate essere possibile per il vostro caso. Sarete in grado di liberarvi da perdite continue di tempo alla ricerca di soluzioni e sarete in grado di eliminare per sempre dubbi, confusione, incertezze, soldi e tempo sprecati a comprare integratori che mai funzioneranno. Quindi il mio obiettivo con la Fat Burning Machine e con l'accesso di Bright & Fit è di farvi sentire bene con voi stesse in ogni situazione, farvi sentire pronte ad indossare qualsiasi tipologia di capo. Questo è il vero empowerment, avere la possibilità di essere qualsiasi cosa sentendoci a nostro agio. Avrete la possibilità di ottenere risultati concreti in tempi brevi e questo è un grande elemento che cambia la nostra vita, ci rende motivate, ci rende sicure di noi stesse. Sarete in grado di risparmiare tempo e potervi allenare direttamente da casa senza bisogno di attrezzi, veramente in pochi minuti, ottenendo il triplo dei risultati che otterreste con qualsiasi altro protocollo. E infine creare nel vostro corpo un cambiamento che vi ripagherà per sempre. Quindi fare queste azioni oggi è sicuramente un grande elemento di cambiamento che rimarrà con voi per sempre. Quindi ragazze, questa è la Fat Burning Machine, il timer è già partito, scade questa sera a mezzanotte, i link li trovate qui sopra, qui sotto, l'offerta è limitata. Io non vedo l'ora ragazze di iniziare con voi, leggo un po' di vostri commenti, quindi ragazze commentate,
Ecco qui, allora leggo subito tutte quante le domande, vado a ritroso, quindi voi scrivete tutto quello che vi viene in mente. Allora, ecco, il problema è resistere a non mangiare schifezze, ma ragazzi, al momento in cui voi investite in un allenamento performante di qualità, il vostro metabolismo risponde, quindi vi troverete realmente nel tempo a poter mangiare schifezze di qualsiasi natura e avere un fisico che risponde alla grande. Quindi questo è il bello di un metabolismo che reagisce. Ciao Carmela, benvenuta. Assolutamente sì, sono pronta ad aiutarmi. Fammi sapere se è stata chiara questa diretta, se ti sono stata d'aiuto. Io ti aspetto all'interno del programma, quindi mi raccomando, inizia con me la Fat Burning Machine, che sarei super felice di offrirti tanti tanti risultati. Assolutamente Nives, questa diretta è salvata, però il link non è salvabile perché scade questa sera a mezzanotte. Quindi Giada, per chi ha dieta ferrea da anni, che soluzioni ci sono? Sicuramente ritornare con un piano nutrizionale equilibrato e bilanciato e un allenamento che stimoli il metabolismo. Quindi il miglior modo per uscire da quelle fasi di stallo in cui ci siamo denutrite per tanto tempo è tornare a nutrirci realmente con i giusti nutrienti, magari mantenendo sempre quello che è un leggero deficit calorico, ma leggero, e un piano di allenamento che stimoli internamente il metabolismo. Quindi la fat burning sicuramente include per te tutti quegli strumenti che possono aiutarti ad uscire da questa situazione. Giuseppina, bellissima challenge, grazie di cuore. Ragazze, sapete che dal momento in cui siete parte di Bright & Fit, io vi voglio coccolare. Siete le mie regine, io ogni settimana voglio riempirvi di sorprese, novità e far sì che questo diventi un grande percorso di trasformazione. Quindi è solo un piacere. Grazie a voi, ragazze, grazie davvero. Claudietta, ma quindi sull'app bisogna fare il calcolo del metabolismo menzionando anche quanto si attivi e una volta ottenuto il risultato devo stare a quel risultato di Kcal, quanto sotto, trovi tutti quanti i risultati, quindi per perdere mezzo chilo a settimana trovi quante calorie assumere, per prendere mezzo chilo a settimana trovi quante calorie assumere, ti arriva subito il risultato, quindi il calcolatore che trovate all'interno di Bright & Fit è già ponderato in base all'attività fisica, ok? Quindi è un calcolatore molto evoluto e trovate già subito il dato finale, quindi quando volete perdere peso guardate quanto dovete assumere per perdere mezzo chilo a settimana, naturalmente in termini di chili è figurato perché ci sono persone che perdono 2 kg a settimana, chi perde meno di mezzo chilo, ma quello è il vostro punto di riferimento per agire sul metabolismo. Quindi dovete fare quel calcolo, considerate che comunque i consigli nutrizionali per come proposti stanno sempre sulle 1200-1250, che è quella soglia sotto la quale non bisogna mai andare, quindi per forza di cose state in deficit seguendo i consigli di Bright & Fit. Poi naturalmente se il vostro metabolismo basale è di molto più alto rispetto alle 1250-1300, che è lo standard delle nostre challenge, potete aumentare leggermente le chilocalorie, ma seguendo quei consigli nutrizionali, di certo non sbagliate se volete stare in deficit. Lucia, wow, sono molto contenta, ragazze. Sì, Sandra, le iscritte lo avranno incluso, assolutamente sì. Questa è una vera e propria chicca, ragazze, quindi non vedo l'ora di condividerla con voi. L'impegno giornaliero, Sandra, sarà semplicemente di 25 minuti al mattino con me in diretta live alle 6 e mezza di mattina. Quindi mi allenerò con voi alle 6 e mezza di mattina. Se voi alle 6 e mezza di mattina non potete, in qualsiasi momento dopo le 6 e mezza trovate già la replica della diretta. Quindi potete allenarvi con me o senza di me. Mi piace fare il format live per queste dirette di 5 giorni proprio perché vi motiva, cioè sapete che dall'altra parte dello schermo c'è Alice che si è svegliata con voi, che vi aiuta a seguire passo dopo passo gli esercizi, guidandovi, aiutandovi, vale anche per chi parte da zero, quindi è una challenge che vi chiede realmente poco tempo e vi fa sentire veramente coinvolte. Valentina, Ali, io ho finito la challenge Upper Body Rock, nel frattempo faccio il mini challenge Bootylicious e Barbie, aspetto il 20 marzo, che dici? Ti dico di sì, mi piace come piano perché poi concludiamo con ultra booster metabolico, quindi assolutamente sì. Angela, incredibile, unica Alice, grazie di cuore Angela. Lucia, si può fare insieme ad un'altra challenge oppure bisogna aspettare di finire quella che si sta facendo? Può
puoi finirla oppure interromperla. Quindi ipoteticamente, se mi stai seguendo l'STL, mi sembra di ricordare che ti avevo consigliato l'STL, ti basta interromperla e poi segui una settimana con questa challenge, quindi la fat burning, e poi riprendi dall'STL da dove l'hai interrotta. Lucia, anche se tu sei molto attiva, evita di fare la fat burning insieme a un'altra challenge perché è molto intensa, quindi semmai insieme alla fat burning, che dura 25 minuti al mattino, cammini come tu fai nella tua giornata, ok? Però non fare doppio allenamento perché è veramente molto molto tosto, quindi eviterei di infiammare troppo il corpo. Esatto, quindi Patrizia, si può iniziare anche se non si è ancora finito un'altra challenge. Controindicazioni, Lucia, no. Se esegui bene gli esercizi, se segui correttamente quelli che sono i consigli, le controindicazioni non ci sono. Ci sarebbero controindicazioni se insieme alla fat burning mi fai 10 km al giorno di corsa, perché a quel punto mi infiammi il corpo. Quindi nel metabolismo vale la regola che il topo storpia, quindi si rischia di cadere dal lato opposto. Quando il nostro corpo si sente minacciato, c'è un'esagerazione dell'allenamento, si infiamma. E appunto se ci sono delle manifestazioni che sono controproducenti. Allenarsi in giusto, nella giusta quantità, tutto quello che trovate nella fat burning è il giusto quantitativo che non crea controindicazioni. Lucia, il pagamento avviene online, quindi puoi pagare con la tua carta, basta cliccare sul link sopra questa diretta se la stai guardando su Facebook, oppure qui sotto se la stai guardando su YouTube, e semplicemente c'è una piattaforma di intermediazione che può essere Stripe, PayPal, come più preferisci, e il pagamento è estremamente facile e veloce. Se hai bisogno del nostro aiuto, noi siamo a disposizione. Monia, tu che sei già abbonata, hai già tutto quanto incluso, quindi a partire dal 20 trovi comparire all'interno del programma questa challenge gratuitamente. Lisa, per capire il tuo livello di attività, cerca di calcolare quante volte alla settimana ti alleni, quindi rimani sempre più restrittiva per quanto riguarda il calcolatore del metabolismo basale. Quindi se ti chiede di essere, se sei indecisa tra leggermente attivo o molto attivo, metti leggermente attivo. Quindi quanto più stai restrittiva con il calcolatore, quanto più il dato sicuramente ti porta in deficit. Lucia, ma siccome il mio problema sono i farmaci che dovrò prendere a vita, come potrò mai riuscirci per davvero? Beh, considera che se tu già prendi i farmaci, ti trovi già in una situazione che ti predispone a un metabolismo che è rallentato e all'accumulo di adipe. Pensa che cosa può succedere se tu adesso non fai qualcosa. Quindi se fai qualcosa non potrà altro che farti del bene, contrastare una situazione che di per sé ti porta a peggiorare nel tempo. Quindi il problema grosso sta nel non fare nulla, non nel far qualcosa. Non hai alcun tipo di rischio nel fare qualcosa, naturalmente è sempre ammesso e concesso che uno abbia il nulla osta del proprio medico quando ci sono delle situazioni particolari, ma oltre a questo, specialmente quando ci troviamo con disfunzioni ormonali piuttosto che assunzioni prolungate di farmaci, fare qualcosa che stimoli il nostro metabolismo non può che farci un gran bene. Quindi le tempistiche dei risultati dipendono dal nostro corpo, dalla nostra situazione di partenza, ma i risultati arrivano quando ci si affida a un programma di qualità. E questo te lo posso confermare: se ti iscrivi alla Bright & Fit community di Facebook, trovi veramente centinaia di donne che hanno seguito Bright & Fit, tra cui centinaia di super donne che escono da periodi di assunzione prolungata di farmaci, e tutte quante hanno ottenuto risultati. Quindi pensa realmente a quello che ottieni e quello che perdi nel non fare nulla, perché indubbiamente una situazione in cui si assumono dei farmaci ha bisogno dal lato nostro di una controreazione, una controazione che stimoli il metabolismo. Claudietta, allora, consigli di seguire più challenge allo stesso tempo per arrivare prima agli obiettivi? No, quindi come dicevo prima, il troppo storpia, quindi si rischia di esagerare e infiammare il nostro corpo fino a quando non siamo estremamente allenate. Quindi se io mi confronto con una persona che era abituata a fare 3 ore di allenamento al giorno, 2 allenamenti ogni tanto sporadici ci possono stare, o se ci sono 2 challenge particolarmente facili, insieme ogni tanto si possono fare, ma di per sé le challenge sono più che sufficienti per dare i giusti stimoli in quei 25 minuti di allenamento. Quindi questo cosa vuol dire? Fate i 25 minuti di allenamento, poi uno sta fermo tutto il giorno? No, 25 minuti di allenamento di massima stimolazione muscolare, quelli fatti dannatamente bene, poi durante la giornata mi rimanete attive, quindi vi fate gli 8.000, 10.000 passi giornalieri, quelli fateli, mi raccomando, è importante, ma come allenamento è più che sufficiente quello, ok? Benissimo, Lucia.
Angela prevede esercizi con salti che durante la challenge verranno mostrati anche in versione no jump, ok? Quindi vedo altre domande, il link è sopra questa diretta ragazze, se la state guardando su Facebook, qui sotto se la state guardando su YouTube, il timer sta scendendo. Erika, io sono neo iscritta a una challenge consigliata a fare la settimana prima per prepararmi alla nuova challenge del 20. Per prepararti a questa challenge sicuramente o mi fai il programma completo, ok? Oppure puoi farmi una Christmas detox sicuramente, perché è una bella azione dal punto di vista del metabolismo anche quella, oppure una challenge un po' più specifica che può essere per esempio la Baywatch, ok? Quindi fammi sapere che cosa stai seguendo così poi ti aiuto passo dopo passo. Io lunedì inizio la 30 giorni al grande evento, fantastica Angela, la faccio per una settimana e poi la interrompo, ti direi di sì, ok? Criolipolisi, abbinate i tuoi allenamenti e diete, allora per tutto quanto quello che riguarda trattamenti estetici dipende da chi li fa, con quali macchinari, quindi non mi espongo per quell'aspetto, ma vi posso dire che l'allenamento di qualità, la giusta alimentazione fanno il 90%. Considerate che ci sono tantissimi studi che riguardano appunto gli interventi ancora più ablativi per quanto riguarda appunto la riduzione del grasso, quindi la liposuzione, e dimostrano quanto questi interventi, per quanto eliminino gli adipociti, poi le persone che sono soggette a questi interventi, non cambiando il proprio stile di vita, ritornino alla stessa situazione di partenza da un anno, due anni dall'intervento. Quindi l'allenamento e la nutrizione sono dimostrati scientificamente che sono mille volte più efficaci rispetto a una liposuzione in una persona che poi non cambia il proprio stile di vita. Ok? Quindi questi cambiano definitivamente il vostro corpo. Tutto quello che è estetico esterno può dare un aiuto, ma fino a quando non c'è un supporto della nutrizione e dell'allenamento, nulla succede, nulla accade, anzi si ritorna poi allo stato di partenza. Quindi non mi espongo su trattamenti di cui io non mi occupo, che non faccio io, non conosco il macchinario, però ecco, sono qui per dirti che con l'allenamento e la nutrizione che farai sicuramente saranno fondamentali. Ecco, quindi Lucia, questo piano sicuramente ti potrà aiutare. Ok ragazze, quindi ragazze, vedo che ci sono tanti commenti, il timer è in scadenza, quindi tra poche ore scadrà, link sopra questa diretta se la state guardando su Facebook, qui sotto se la state guardando su YouTube. Per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a contattarmi, vi ricordo però che la possibilità per unirvi e ottenere gratuitamente la Fat Burning Machine è valida solo fino a questa sera a mezzanotte. Io vi ringrazio per essere state con me, per tutti i vostri commenti bellissimi ragazze, preparatevi a trasformare il vostro corpo in una macchina brucia grassi. Io vi aspetto, vi mando un bacione gigante e a prestissimo super donne, ciao!